napoletano è bravo a conquistare solamente una cosa, ecco. Noi siamo abituati per lavorare, per studiare, a lasciare la nostra città, andare al nord. Apprezzo le città che ci accolgono al nord, hanno dato tanta possibilità a tanti giovani. Ma soprattutto noi del sud abbiamo un problema. Quando dico sud, i pugliesi, i siciliani, i calabresi. Noi abbiamo questa caratteristica che quando lavoriamo al nord dobbiamo dimostrare due volte. Sì, due volte. La prima volta perché dobbiamo superare la diffidenza che hanno i nostri confronti. E la seconda perché dobbiamo dimostrare effettivamente il nostro valore. E solo dopo questo percorso, alla fine di questo percorso, possiamo dire una cosa che noi sappiamo bene, che noi del sud abbiamo una marcia in più. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Io amo il sud! Grazie! Questa è la nostra terra, questa è la terra che ha dato da vivere ai nostri antenati per migliaia di anni e che non li ha traditi mai. Noi l'abbiamo tradita nel giro di 30 anni, nel giro di 30 anni noi abbiamo fatto uno scempio che le future generazioni difficilmente ci potranno mai perdonare. Ieri abbiamo celebrato l'ultimo funerale in ordine di tempo. Agostino, 29 anni, sposato l'anno scorso, il bambino gli nascerà a dicembre. Che bellezza andare a benedire la salma e accanto alla salma una donna con un pancione sulla poltrona che accarezzava il suo bambino che non era ancora nato. Stasera preghiamo per loro e nel guardare l'altare ho detto a mio fratello: no, non è un cimitero, no. Loro sanno guidare meglio di noi ed era nostro dovere dargli la parola. E a questi bambini che stanno qua, a voi, noi promettiamo solennemente davanti a questa croce del nostro Signore Gesù Cristo, costi quello che costi, anche la vita, vivere per voi è un diritto e per noi è un dovere assicurarvi questo diritto.